Azienda vinicola La Caplana, con noi è collegata nella videointervista Alice Grosso. Ciao Alice, come stai? Purtroppo quest'anno non riusciremo a vederci in azienda per tutto quello che è successo e quindi faremo la videointervista. Ti chiedo per prima cosa come state e come avete trascorso questo periodo un po' turbolento. Diciamo come tutti, essendo un'azienda familiare, siamo rimasti qua, viviamo vicino alla campagna, quindi siamo riusciti comunque a gestire il vigneto e siamo rimasti chiusi per 2 mesi come tutti, tutto fermo, ma abbiamo fatto un paio di lavori di ristrutturazione, diciamo le cose possibili. Chiaramente, avendo i vigneti, siete stati agevolati perché perlomeno siete riusciti. La vigna ha bisogno di cure in continuazione. Poi quando è aperta non c'erano problemi. Esatto. Dimmi una cosa, raccontami un po' la storia della vostra azienda, da quando è nata ad oggi. Ma la nostra storia praticamente della famiglia Guido c'è già dall'altro secolo, perché comunque i miei avi, mio nonno coltivano vite e commerciano vino già dal 1925, se non prima. E infatti abbiamo i nostri vigneti più antichi hanno 65 anni e sono quelli che aveva piantato mio nonno. Noi siamo una piccola azienda familiare, io sono la nuova generazione e con invece l'enologo è mio zio e poi c'è mia mamma che è la commerciale e loro sono i due titolari dell'azienda. Nell'arco degli anni avete avuto dei cambiamenti? C'è stato qualcosa? Ci sono stati. Cambiamenti nel senso di vendicazione, in che senso? Quello anche, però nella storia vostra proprio. Ah no, no, noi siamo sempre stati una piccola azienda familiare, cerchiamo di tenerci all'avanguardia con le tecniche di coltivazione. Negli anni ovviamente, per esempio, in vigna abbiamo deciso di togliere il diserbo meccanico e lasciare l'inerimento, per esempio, ma comunque tutte cose di aggiornamento normale. Ecco, dimmi un po', come è cambiato il lavoro in vigna dai vecchi, diciamo, dai vostri predecessori a voi, che siete la nuova generazione? Abbiamo appunto queste innovazioni tecnologiche e anche sulla gestione del vigneto. Sì, che abbiamo più corsi di aggiornamento e cerchiamo sempre di innovarci nel meglio. Per esempio, noi non facciamo vino biologico, non abbiamo una certificazione, però in vigna usiamo i parametri come se fosse un vino biologico. Che metodologie di lavoro usate? Per esempio, noi facciamo molte cose avendo pochi ettari, le facciamo praticamente manualmente. E meccanicamente non abbiamo praticamente utilizzo se non la distribuzione di fitofarmaci. Quindi anche la vendemmia la fate tutta manuale. Sì. Assolutamente, anche perché, come dicevo prima, i nostri vigneti sono molto vecchi, quindi sono in zone pendenti e sono alti, non sono gestibili con la vendemmia meccanica, assolutamente. Ho capito. Avete intenzione di cambiare qualcosa nel vostro futuro? Parlo di lavoro in vigna. O in cantina, perché anche in cantina è molto importante il lavoro, eh? In cantina siamo abbastanza
innovati, quindi direi di, che comunque cerchiamo sempre di mantenere una linea classico moderna. In vigna, in un futuro, pensavamo di, appunto perché abbiamo questi antichi vigneti veramente in posizioni scomode, pensavamo di effettuare magari un rimpianto in una zona un po' più comoda, anche come lavorazione meccanica. I vostri terreni come sono? Argillosi. Argillosi. E avete intenzione di modificare altre cose in cantina, in vigna o... No, no, noi tendiamo a mantenere la nostra linea. La vostra linea che si basa sulla natura, qualità... Classicità, ma allo stesso tempo moderna. Moderna. Bene. Avete dei professionisti che collaborano con voi nel lavoro o fate tutto voi? Principalmente se ne occupa tutto, di tutto mio zio che è l'enologo, poi sì, ci teniamo aggiornati con i nostri consulenti di analisi, con i giornali, con i siti apposta, però principalmente non abbiamo un consulente, fa tutto mio zio. Tutto tuo zio, quindi la responsabilità cade tutta su di lui. Certo. Io sono la commissaria. Di quanti anni ha di esperienza nell'azienda? Ne ha 27, perché comunque lui si è diplomato a 20 anni, ha iniziato a 23, quest'anno ne fa 50. Ed è sempre, prima lavorava con suo padre, ma comunque è sempre stato lui l'unico enologo. Seguendo i suoi consigli, quale modifiche ha fatto nei periodi in cui lui ha lavorato lì? Per esempio, da mio nonno e mio zio siamo passati a utilizzare una pressa con la pressatura soffice, che nel cortese è, secondo noi, meglio, e comunque tutta l'innovazione anche di macchinari, per esempio sulla filtrazione, su tutto quello inerente alla vinificazione. Ci siamo anche innovati per mantenere il più passo, sempre sulla linea classica moderna. Per esempio, abbiamo acquistato un'anfora e poi facciamo un gavi, diciamo, speciale vinificato interamente in anfora. Parlami un po' di questo gavi, perché è molto interessante. È molto interessante. Ne facciamo una piccolissima quantità, quindi è un vino proprio speciale. E noi facciamo la vinificazione completa in anfora con le bucce. Quindi risulta un orange wine, che però non frollando le bucce rimane sul giallo, come dovrebbe essere il gavi. E in bocca invece si sente il tannino. E la specialità dell'anfora è che, avendo quella forma lì, i vinaccioli che danno magari il sentore di tannino non giusto per un gavi rimangono sul fondo, quindi non mi condizionano il vino. Come si chiama questo vino? Si chiama gavi vinificato in anfora, semplicemente. Ah, lo presentate nella guida? Abbiamo pensato subito di sì, però noi abbiamo veramente una piccola disponibilità di bottiglie, quindi non so se conviene, perché essendo una guida molto vasta, non so se poi ho la disponibilità per venderlo al cliente. Facciamo solo 5.000 bottiglie. Certo, e allora rimane un vino di nicchia per pochi, Sì. pochi eletti, allora. E raccontami, hai altre lavorazioni in cantina particolari o come vinificate, eccetera? Sì, abbiamo il Gavi Selezione, che è Villa Vecchia, Sì. sulla guida, che noi, queste qua, è l'uva che arriva nei nostri vigneti più antichi, e quando è possibile, quasi sempre, quando l'uva è buona, diciamo, possiamo fare facciamo una cricrio macerazione per un paio di ore a
meno 4 gradi. Questo ci permette di tirare fuori sentori un po' più particolari. Con la criomacerazione acquisisce in più rispetto agli altri? Sì, acquisisce dei sentori più particolari, come per esempio la banana, che non si sente completamente, ma al naso si ha questa particolarità. Ed è il nostro Gavis Selezione. Selezione. Ha una freschezza, può invecchiare quanto tempo? Sì, ha una possibilità di invecchiamento di 3-4 anni ed è molto fresco. Bene, presentami anche gli altri vini o se hai degli stili di vinificazione da spiegarmi, da chiarire. Ok, no. Questo qua è lo stile più diverso che abbiamo. Poi abbiamo il nostro Gavi di Gavi classico, che rispetto al Gavi ha un sentore un po' più delicato sui fiori bianchi, e questa è una lavorazione classica assolutamente, con prepressatura soffice. E questi sono i nostri due Gavi di punta. Poi, e i tempi di lavorazione del Gavi di Gavi? Ma di fermentazione? Sì. Normale, fa solo acciaio. Ok, acciaio allora. Va bene. È una lavorazione semplice, si pressa l'uva soffice, si mette in voi, se doveste definire uno stile, il vostro stile di vinificazione, come lo definiresti? Classico, quindi semplice, senza dei passaggi particolari. Va bene, dai, procediamo con gli altri vini. Gli altri vini sulla guida abbiamo il dolcetto Dovada, che è sempre rosso delle nostre zone, e anche questa è una vinificazione classica, semplice, fa la macerazione ma di 3-4 giorni, non di più, e poi sta in acciaio anche lui. Noi usiamo lieviti selezionati per ogni vino, e poi abbiamo il Narciso. Il Narcis, che è la versione ruffiana del dolcetto, ovvero questo fa la fermentazione in acciaio, poi fa un anno di invecchiamento in barrique e poi un anno di invecchiamento in bottiglia. Cioè uno in acciaio e uno in bottiglia. È un dolcetto che si sente proprio pieno, che rimane il gusto al palato. Il suo profumo dominante? Ciliegia nera. Bene. Si sente che è un dolcetto, ma rimane un vino molto particolare. Ripeto, proprio ruffiano, da questo il nome Narciso, perché è proprio interessante. Poi il nostro altro rosso è la Barbera d'Asti. Anche questa è una lavorazione più classica, ovviamente fa più macerazione rispetto al dolcetto, però uso sempre gli lieviti selezionati. E infine volevo presentare il nostro Brut, la Caplana, che è particolare perché anche se siamo della zona di Gavi non usiamo 100% uva cortese, ma usiamo un 60% di Chardonnay, e il resto uva cortese e un 5% di moscato. Questo lo rende un vino molto beverino, da aperitivo, una roba molto particolare, ed è un metodo Charmat. E questo qui quanti anni è che lo producete? Il Brut lo facciamo da 4-5 anni. Avete dei programmi, progetti futuri riguardo alla lavorazione,
sia in vigna che in cantina e alla vinificazione. Volevamo sperimentare noi facciamo già la versione invecchiata del dolcetto in legno. Volevamo sperimentare una lavorazione sempre in legno, ma con delle particolarità che ora, se poi riusciamo a sviluppare per la vendemmia, si potrà valutare. Quindi avete progetti, avete altri progetti futuri? Sì. Raccontami. Beh, a parte, siccome siamo subentrati noi in azienda, che siamo la nuova generazione, ingrandire l'impianto di vigneto, quindi si riesce a gestirlo meglio, quello è il nostro primo progetto futuro, che avrei già dovuto avviare, ma poi c'è stato il lockdown, quindi non è stato molto semplice. Vi ha bloccato questo nei progetti? Ha Sì, causato? Ha causato dei ritardi? Sì, assolutamente, perché il periodo giusto è la primavera, poi avrei dovuto gestire dei documenti, iniziare a valutare un futuro reimpianto che a questo punto iniziamo a valutare ora, ma ci sarà un altro anno, perché non è stato possibile. Quindi è un programma, un progetto che non è accantonato, ma è rimandato solo di un anno praticamente. Beh, e quali sono le qualità che volete raggiungere nella vostra produzione di vino? Noi tendiamo a essere un'azienda semplice, trasparente, classica, e cerchiamo sempre di rispecchiarci nei nostri vini. Quindi un vino che non troppo elaborato, un vino tranquillo. Il più naturale possibile. Sì, assolutamente. Non abbiamo certificazioni, ma noi non usiamo troppi prodotti, troppe cose. Noi siamo proprio siamo una piccola azienda familiare che tende alla semplicità e alla classicità. Se ti dicessi tra questi aggettivi che cosa, su cosa punterete in un futuro, tipo la ricchezza, la freschezza di un vino, la longevità, la facilità di beva. La freschezza sì, sicuramente. La facilità di beva dipende dal tipo di vino, per esempio sullo spumante sì, ma sul nostro rosso invecchiato è un vino un po' più importante, particolare. Hai ancora qualcosa da raccontarmi sulla tua azienda, sulla tua famiglia, che ti fa piacere comunicare? Non saprei, noi siamo molto uniti, che come azienda familiare direi che è l'essenziale. La nostra particolarità, diciamo, che io, essendo una nuova generazione, propongo a mia mamma e a mio zio delle idee, e loro, nonostante siano i capi, non mi dicono subito di no, valutano le idee, che magari in questa situazione, in certe altre aziende, il giovane non viene ascoltato, perché magari sia un ambiente più grande, o perché sia giustamente l'enologo esperto di 30 anni che dice no, questa cosa no. Io propongo alcune idee, ovviamente non vengono ascoltate, altre sì. Diciamo che ho questa fortuna che non tutti hanno. Sì, questa è una forma di collaborazione che senz'altro vi porterà a una crescita. So che avete avuto un momento molto difficile, ma capisco anche che non ti faccia piacere parlarne, perché purtroppo sono prove difficili della vita, ma tre figli, un'azienda e la famiglia vi aiuteranno sicuramente a superare qualunque cosa. Certo, questa situazione siamo riusciti, cioè, la stiamo superando. Pronto? Saltato. Io sono Mi qua. senti? Ecco, è ritornato. Dimmi.
Dicevo che sì, abbiamo avuto momenti difficili, ma essendo una famiglia, per di più una famiglia molto unita, se uno ha un problema si dedica a quella persona, noi siamo molto stabili. Questo è importante, è molto importante. Io, se hai ancora qualcosa da dirmi, se no, mi è stato un piacere conoscerti, salutarti, io conoscevo già la mamma, e fare questa intervista. Grazie. Grazie a te, un abbraccione a tutti con l'augurio di buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.